L'ospite del giorno è... giovedì, quindi c'è Giovedì Cinema con la nostra amica Paola Pela. Buongiorno Paola e grazie per essere qua con noi su Radio Lina numero 1. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, trafilato questa mattina. Che è successo? No, dicono inizio trafilato. Dice, facciamo in tempo. Sì, facciamo in tempo. Sì. Ormai la radio, insomma, è anche questo. Cose che avvengono all'ultimo, minuto. Sì, secondo. Secondo, sì. Ed è la velocità che caratterizza uno dei protagonisti del film di oggi, che si intitola Lady Hawk, un ladruncolo. Quindi guarda caso, no? Abbiamo appena ascoltato, no, Venditti con Questo mondo di ladri, anche se lui, insomma, Venditti parla di altro, ma il ladruncolo protagonista di Lady Hawk è una sorta di Mercurio, nel senso, sai, l'archetipo del mito alato, no? Questo Mercurio che porta notizie, che rappresenta e simboleggia la comunicazione, che si attiva per far sì che due innamorati trovino, insomma, la quadra, come si vuol dire, cioè riescano a coronare, chissà se riusciranno, vedremo poi nel film, il loro sogno di amore. E questo protagonista giovanissimo lo fa inizialmente senza esserne poi totalmente consapevole, ecco, però è l'aiuto, il classico aiuto che arriva a due persone che in realtà sono i protagonisti del film, Michelle Pfeiffer, che interpreta Isabeau, e Navarre, appunto, il suo, diciamo, amato, interpretato da Roger Hauer, che ecco, sono fondamentalmente onnipresenti nel film di Richard Donner, appunto Lady Hawk, di cui oggi adesso stiamo già parlando. Poi vi ricordo, Richard Donner è quello che poi ha fatto Arma letale, che nello stesso anno, scomparso da poco, che nel 1985, lo stesso anno di Lady Hawk, ha girato anche i Goonies. Quindi ecco, questo è il regista, giusto per focalizzare di chi parliamo, no? E Lady Hawk è diventato una pietra miliare, un cult, è il fantasy romantico per eccellenza. Quindi un po' per celebrare la primavera ho pensato proprio a questo tipo di film, che è un fantasy realista, quindi sì, è un fantasy ambientato nel Medioevo, ci sono tutte quelle atmosfere suggestive, un po' francesi, ma il film è girato tutto in Italia, Tutto in Italia, vero? Sì, Parma, Piacenza, Rocca Calascio in Abruzzo, che insomma è una location prestigiosa per i film, tra l'altro è bellissima, ecco, quindi diverse location italiane, la Toscana, insomma, è stato girato praticamente in Italia, ed è la storia, è una storia d'amore fondamentalmente, ma un po' magica, no? Ecco, un po' leggendaria. Infatti la domanda che mi è sorta vedendo questo film, un po' per trasportarla anche nella nostra vita quotidiana, è: ma esiste davvero la coppia felice, la possibilità di avere un'armonia, una felicità nella coppia, punto interrogativo, o è solo una leggenda, solo un'utopia, qualcosa che accade solo nei film? Tu che dici, Freddy? Ma guarda, sì, secondo me sì, è bello, no, vivere una storia tipo quella dei protagonisti di Lady Hawk. Però insomma, non è facile, è bello ma non è facile, ecco. Non è facile perché loro, prima di arrivare, vedremo, magicamente a qualcosa, dovranno attraversare diverse avventure, però anche lì si vede la fedeltà, si vede la fiducia, non solo reciproca, ma quello che mi ha fatto, insomma, che volevo trasmettere un po' a tutti e comunicare a tutti, è che anche nell'ambito della relazione di coppia, non solo quindi individualmente, questa fiducia non è soltanto in se stessi o nell'altro o nella relazione di coppia stessa, ma anche in qualcosa, nell'energia dell'amore, mi viene da dire, che è il motore, il fuoco da tenere acceso nella relazione di coppia, anche a fronte della quotidianità, di tutto ciò che mette alla prova nella quotidianità. Ora, nel film, chiaramente, Lady Hawk, vediamo che la prova che devono affrontare i protagonisti è un incantesimo, hanno subito un maleficio, è un po' un classico, chiaro, no? Il film fantasy, dove appunto per cercare di sciogliere questo incantesimo si devono mettere in moto tutta una serie di situazioni, ma molto lo fa l'atteggiamento dei protagonisti, che nonostante la prova e le prove hanno questa accettazione che non è rassegnazione, e ricevono gli aiuti non solo da Philippe, da appunto questo ragazzo di cui parlavo all'inizio, ci sono poi anche altri aiuti, ma anche dalla natura stessa, dall'universo stesso. Quindi ecco, ricordarci che siamo comunque connessi anche, no, a un'energia più grande, che possiamo trovare ristoro e riparo in questo, è sicuramente molto importante, e che gli incantesimi si rompono, perché molto spesso quando noi abbiamo dei problemi
al di là della coppia, no? Anche individualmente, che insistono, lo prendiamo come una cosa che è un male, che non ci fa bene e che si percepisce come una sorta di incantesimo che non passa mai. Invece sì, può passare, gli incantesimi si possono rompere. Guarda, poi tra l'altro una nostra ascoltatrice ci dice che Lady Hawk, dice, uno dei film più belli, lo rivedo ogni Natale, perché un po' evoca, no, queste, l'atmosfera sua natalizia, ma forse perché ricorda anche, ti ricordi quel fantasy che andava in onda sulle reti Mediaset, un po' prese spunto da Lady Hawk, quello con la Martinez, adesso non mi viene in mente. Sì, Fantaghirò, sì. Poi del genere, insomma, ce ne abbiamo tantissimi, però sì, Fantaghirò ha preso sicuramente spunto. E diciamo che sì, Lady Hawk si colloca poi in un periodo degli anni Ottanta in cui molti fantasy, ecco, sono venuti alla luce. In questo caso però Lady Hawk è unico nel suo genere, è diventato veramente un cult, ma anche proprio perché trasmette, diciamo, ci comunica a più livelli, anche ad esempio l'energia maschile e femminile che è incarnata, simboleggiata dai due protagonisti. Lei è energia femminile che riesce a placare con la sua dolcezza, ma anche con la sua fermezza, l'eccesso di aggressività che a volte l'energia maschile assume per poter risolvere le cose, no? E questo placare crea un'armonia che permette di allinearsi con la vera soluzione, con il vero sciogliere l'incantesimo, che però è dato anche dal fatto che questa energia maschile dà forza all'energia femminile, cioè la protegge realmente. Non è che l'energia femminile si deve difendere da, ma viene protetta, viene in qualche maniera nutrita da queste attenzioni e da questo amore, e quindi si crea quel connubio, quella forza che permette, grazie all'incontro dei due innamorati, all'amore, di fare quello che dovrà poi fare, cioè risolvere, sistemare, aiutare, eccetera eccetera. Bene, quindi... e questo è realmente possibile, sì. Cioè, questo voglio dire, che guardare Lady Hawk con questo sguardo, no? Osservando, ecco, questo tipo di movimenti, possiamo vedere come applicare nella nostra vita quotidiana gli insegnamenti che ci dà. Perché poi magari uno l'ha visto diverse volte e con questa nuova visione invece sembra quasi diverso, no? Il film, cioè se la vedi, esatto. Magari potrebbe essere, adesso è vero, Natale, c'è il nostro ascoltatore, dice, non capisco perché il Natale. Se non mi ricordo se uscì a Natale, uscì ad aprile, quindi. A primavera, proprio per questo che anche perché sì, ma in realtà ogni momento è buono per vedere Lady Hawk, perché Natale magari giustamente, perché come diceva, fa freddo. Perché comunque cioè è un'atmosfera comunque anche un po' invernale all'interno del film in alcuni momenti, ma soprattutto perché evoca questa magia, ecco, un po', che il Natale ha. Però se noi li rivediamo a primavera, lo rivediamo in dei momenti, bene, qualsiasi sempre. Altro momento, chiaramente c'è quella magia, ce la trasmette il film stesso, no? E la risveglia dentro di noi, in realtà. La risveglia dentro di noi. Il nostro ascoltatore ha scritto: perché avete paragonato Michelle Pfeiffer con Alessandra Martinez? No, non l'abbiamo paragonata, era soltanto così. A me è venuto in mente Fantaghirò, appunto, dai fantasy romantici, come appunto è Lady Hawk, solo per esatto, esatto. No, non l'abbiamo paragonata assolutamente. Poi vabbè, qui Michelle Pfeiffer è veramente strepitosa, è bella di suo già, ma qui proprio la sua bellezza è al top, anche il regista stesso la mette in risalto tantissimo, ecco, mette anche la semplice lo sguardo, cioè semplici accorgimenti registici, possiamo parlare così, di linguaggio cinematografico, trasmettono tantissimo, ecco, lo sguardo, questi primi piani a Michelle Pfeiffer, ma anche Navarre, appunto, col suo portamento a cavallo, cioè la postura, i semplici sguardi e movimenti senza tantissime parole o tantissime capriole, diciamo, ecco, trasmettono molto, molto. Va bene, grazie. Allora, Paola, oggi Lady Hawk, il film che ci ha raccontato Paola Pela, che è il giovedì con Giovedì Cinema qua su Radio Linea numero 1. Alla prossima settimana, Paola, ciao. Ciao a tutti. L'informazione in tempo reale su tutto quello che succede intorno a te la trovi su Radio Linea numero 1, la radio che ascolti e vedi.